Il salone ritorna ad aprile, dopo un anno di mancato salone, un super salone con un nuovo format, uno spostamento a giugno. Ritorna ad aprile e ritorna come punto di riferimento al mondo per il design, per l'arredamento, e lo fa a partire dalla qualità. La qualità delle aziende, sono circa 2000 gli espositori quest'anno, il 34% esteri. La qualità della visita, mettendo al centro il visitatore. Il visitatore che è un visitatore internazionale, sono non solo italiani ma tantissimi stranieri da tutti gli angoli del globo, e quest'anno lo possiamo dire di nuovo con forza, ritorna il visitatore cinese. La qualità della visita che è fatta della scoperta. Navigando tra i padiglioni c'è anche un'applicazione digitale per orientarsi. Si scoprono le nuove tendenze, le nuove proposte, e quest'anno nella Biennale dell'Illuminazione c'è ancora di più, perché c'è una nuova idea di fiera, c'è un nuovo format, c'è l'idea di una fiera che è luogo di scoperta delle proposte delle aziende, quindi con una dimensione commerciale, di prodotto, ma è anche luogo catalizzatore di cultura, di progetto, e per questo ci saranno installazioni site specific, musei, mostre, ristoranti, una libreria, perché il design è tutto questo. Il design si occupa della vita, si occupa degli oggetti che ci circondano ogni giorno, si occupa anche dei processi produttivi, dei nuovi materiali, con questa sfida della sostenibilità così importante oggi. La troveremo in quello che le aziende ci proporranno, nei materiali e nel modo in cui sono disegnati i nuovi prodotti, ma anche all'interno del salone, che quest'anno si certifica con la ISO 20121, e quindi si prende un impegno molto serio per migliorare su questo fronte. Ecco, rispetto della qualità, rispetto degli interlocutori, rispetto di questo mondo che è quello dell'abitare, che ha fatto grande il Made in Italy nel mondo, che porta a Milano tutto il mondo questa settimana. Quindi un buon salone a tutti, direi. Perfetto, bravissimo.